che la responsabilità sulla tragica fine di Giulio Regeni fosse da ricercare negli apparati investigativi egiziani sembrava chiaro dal processo, poi annullato, ai 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani, resisi irreperibili. Oggi è la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del giovane ricercatore friulano a mettere un altro punto fermo alla vicenda. Nella relazione finale, approvata all'unanimità, l'organismo, dopo 2 anni di indagini, evidenzia, sulla scia di quanto accertato dalla Procura di Roma, che i responsabili dell'assassinio di Giulio Regeni sono da ricercare all'interno degli apparati di sicurezza egiziani, in particolare tra gli ufficiali della National Security Agency. Non solo, la mancata collaborazione e i depistaggi, scrive la Commissione, sono la prova di un coinvolgimento del regime di Al-Sisi e la mancata comunicazione del domicilio degli imputati da parte egiziana non è solo una fuga dal processo, ma, si sottolinea nel documento finale, sembra un'ammissione di colpevolezza. Le difficoltà degli investigatori italiani nel ricostruire la vicenda vengono definite dalla Commissione d'inchiesta surreali a causa delle ostilità delle autorità egiziane. Secondo il Parlamento, Giulio poteva essere salvato, ma questo non è avvenuto a causa dell'inerzia egiziana. Per questo, sottolinea la Commissione, serve un passo decisivo del governo italiano per sbloccare l'attuale situazione di stallo.